Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. Anche questo episodio dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo in modo rapido di quali stampanti collezionare per fare retrocomputing. Ci sono tante periferiche che possono e potevano nel passato essere agganciate ad un computer per espanderne le capacità e aumentare la produttività personale. Unità di archiviazione esterna come disk doppi, disk drive, dischi rigidi esterni fissi, dischi rigidi rimovibili, scanner paralleli, tastierini numerici o tablet per disegnare. Ma indubbiamente la periferica esterna più importante per un computer è sempre stata la stampante. Nel segmento business computing le stampanti erano indispensabili come l'aria per respirare, per fare bilanci, fatture, inventari, scrivere lettere, elenchi di creditori, debitori, fare progetti ingegneristici come plotter grafici e quant'altro. Nel segmento home computing, di cui questa lunga serie di podcast si occupa, la stampante è sempre stata utile per gli utenti per poter scrivere ricerche di scuola, tesine universitarie, plottare funzioni, scrivere lettere e quant'altro. Di produttività personale che, diciamo, avesse necessitato appunto l'obbligo di mettere qualcosa su carta. Insomma, se gli scanner sono la seconda periferica utile per un home computing, la stampante è la prima periferica di uscita di come importanza per un computer, e quindi è imprescindibile per un utente, diciamo, che costruisca una collezione di retrocomputing, mettere da parte qualche stampante. Quali stampanti scegliere per arricchire una collezione di retrocomputing? Ecco, è presto detto: le stampanti ad aghi oppure a getto d'inchiostro. State lontani, come se fossero residuati radioattivi di Chernobyl, dalle stampanti laser. Sono hardware tossico le stampanti laser, molto pericoloso, specialmente le vecchie stampanti laser. Già oggi le stampanti laser nuove non possono essere tenute in camera dei figli perché sono hardware tossico e cancerogeno. Vanno poste nella stanza in cui sono, diciamo, è una stanza meno utilizzata, meno frequentata e molto ben areata. Cosa diversa sono le stampanti ad aghi e stampanti a getto d'inchiostro, che però furono successive. Ora, le stampanti ad aghi sono tantissime e farne una disamina obiettivamente poco utile sarebbe un podcast chilometrico, dove le caratteristiche tecniche delle stampanti muterebbero veramente di poco. Per il mondo Commodore si ricordano le stampanti ad aghi MPS, che indubbiamente è bene, a mio avviso, recuperarne qualcuna nel mondo dell'usato, spendendo eventualmente anche qualcosa per affiancare ad un Commodore 64 o Commodore 128, meglio ancora ad un Commodore Amiga 500, che avrebbe saputo gestirla e soprattutto sfruttarla meglio, molto meglio di un Commodore 64 o Commodore 128. Quindi è importante, a mio avviso, recuperare una stampante ad aghi della famiglia MPS da agganciare ad un Commodore Amiga 500, in modo da avere una nella propria collezione, una workstation completa e rappresentativa della storia dell'home computing. Nel mondo Apple si ricordano le infaticabili Image Writer 1 e Image Writer 2, le stampanti ad aghi multiuso che hanno fatto la storia. Ecco, io personalmente comprai in usato una Image Writer 1 nel lontanissimo 1987, che collegai al mio Apple II per stampare le ricerche di scuola. Poi nel 1993 comprai un Mac Color Classic e recuperai l'uso della Image Writer 1, che funzionava benissimo con il Macintosh. Pensate che la Image Writer 1, comprata in usato nel 1987, rimase in funzione senza darmi mai alcun problema dal 1987 sino al 2003, anno in cui
le stampanti a getto d'inchiostro della Lexmark erano diventate molto convenienti. L'alta qualità di stampa delle stampanti a getto d'inchiostro erano identiche a quelle di una laser. Le stampanti a getto d'inchiostro erano diventate molto più compatte e leggere. La mia vecchia Imagine Writer 1, che pesava oltre 8 kg, era grande come mezzo frigorifero. Quindi simile più che altro, ecco, grande quanto un forno a microonde, ecco. E quindi per recuperare spazio sulla scrivania, ma gettai praticamente la mia Imagine Writer 1 perché non avevo spazio per poterla conservare. Ecco, ci sono tantissime stampanti ad aghi oppure a getto d'inchiostro, Lexmark, Epson, insomma ci sono tantissime marche, inutile stare a ricordarle. Tra queste, ecco, io ricorderei le Apple Style Writer, che erano spesso rimarcate da Apple ma in realtà erano hardware giapponesi, taiwanese o coreano. Quindi per farla corta e breve, oltre ai computer da collezionate, pensate a mettere da parte anche un paio di stampanti, almeno una stampante ad aghi ed un getto d'inchiostro. State lontani dalle vecchie stampanti laser, che sono pericolosissime. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!